palla in mezzo lunga sul secondo palo, saltano tutti, la palla rimane lì, Bonucci non spazza, ancora qua me, Perin! Che fatica ragazzi, Piani ci mette fuori, ma la palla è ancora lì, lato, di, lato corto era di rigore sulla destra, ancora Genoa, palla in mezzo, il secondo palo, Cancelo, rigore. Attenzione, calcio di rigore per il Genoa. Rigore, colpo di testa, Alessandro con una mano salta, ora ormai queste cose qua le fischiano sempre e comunque, cominciamo ad abituarci, è anche giusto secondo me, Alessandro salta di schiena verso Kwame che mette in mezzo il pallone, il braccio è leggermente largo, tocca la palla il giocatore della Juventus, rivediamo l'azione. Cancelo è girato, è Cancelo, e ha il braccio Alessandro. Così mentre salta, la palla gli va sulla mano, siamo a 20 centimetri di distanza. Però hai fatto bene a ricordare che dall'anno prossimo diventa proprio ufficiale, no, cambia ufficiale, la regola. Diventa ufficiale questo, quindi quando succede sì. Poi nel senso contrario non facciamo settimane no, di polemiche. No, diventa, cambia la regola sul fallo di mano, cioè braccio largo sarà sempre rigore, la FIFA ha approvato la nuova modifica. Sì, però allora Cancelo sta saltando, cade giù, non vede il giocatore il dietro, lui colpisce, deve essere sempre rigore, perché neanche questo sono convinti che sono eccolo qui, io neanche dico che questo la nuova sono convinto che sia rigore, perché il giocatore è girato, questi sentendo qua non si possono chiaro, non può allora fare togliamo, Cancelo, semplifichiamo, il fallo di mano è rigore, perché tante altre volte, esatto, tante altre volte questo non l'avrebbero dato. Dai ragionamenti che ho sentito nei questi anni. Siamo d'accordo, va al VAR l'arbitro. Va al VAR a rivederlo. Va al VAR l'arbitro, ripetiamo perché. Allora, Cancelo salta lì indietro, cercando il pallone, lo manca, Kwame di testa da dietro, colpisce il pallone, Cancelo sta cadendo, mette giù le braccia, la palla gli va sulla mano sinistra, mentre Cancelo forse è completamente girato. Anche lui con la mano. Quindi, scusa? A parte che è Kwame che prende la palla di mano. Forse lo colpisce anche il giocatore che prende la palla di mano prima. Però cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Sì. In questo caso non stanno valutando se Cancelo lo fa apposta oppure no. Dall'anno prossimo darebbero rigore. Stanno valutando se però Kwame nel controllo. Scusate. Kwame non trova la palla con la testa, la trova col braccio. Ecco, questo quindi stanno fa fallo guardando. Prima semmai di Cancelo. Ma altrimenti darebbero rigore. Non ci può dare rigore. Se danno questo rigore è uno scandalo. No, perché la tocca col braccio prima Kwame. Certo. Quindi no, fallo di Kwame. Fallo di Kwame, però io non so. L'arbitro rientra in campo. Non è fallo rigore. Contro, fallo per la Juve. No, no, ma è così, ma infatti lo spiega l'arbitro, dice prima l'hai toccata tu, fa proprio mima proprio il gesto. Non si era visto bene. Occhio a Genoa! Le partite poco. Occhio a Genoa che con Criscito calcia malissimo, palla dalla destra di Kwame, messa in mezzo alla di rigore, arriva Criscito e tira una ciabattata in curva, meno male. Sì, ma era pericolosa questa. Meno male, perché l'azione era molto pericolosa. Furio secondo tutto. Il Corriere della Sera? Sì. È successa una cosa strana a Genova, cioè i tifosi del Genoa, una parte, ha chiesto rimborso spese del biglietto perché Ronaldo non è stato convocato. Sì, ma io vorrei capire a chi l'ha chiesto, cioè... Alla società. Alla società. Ma non si può. Sicuramente... Cioè, nel senso, tu fai l'abbonamento la contro il biglietto, non so. Ma non è che puoi... Anche perché no? Che colpa ha il Genoa o la Lega Calcio di questa roba qui? Beh. Giro palla lentissimo di nuovo. Siamo come con posso te. Raccontartela così la partita della Juve di oggi? Perché questi sono i ritmi. Occhio che perdono il pallone, i giocatori del Genoa sulla sinistra, arriva Cancelo, la mette in mezzo, Dybala! Tocca un pallone in area, uno, al primo che gli arriva lo trasforma in gol, come a Bologna, un pallone giocabile, un gol! Questo sa fare il ragazzo, non deve giocare a metà campo, è una punta, lo ripeto ancora, come a Bologna, è una punta. Non pretendete da lui troppo quando gioca in mezzo al campo, perché non è una mezzala. Vantaggio Juve al 55° minuto, assist di Cancelo e gol di Dybala di piattone sinistro. Cancelo la mette dietro di morto, Dybala arriva, prova a salvare il portiere del Genova, ma non ce la fa, la palla gli rimbalza davanti e finisce poi sotto la traversa. Cancelo dentro Dybala di prima. Radu non benissimo. Radu non benissimo, perde il pallone, ma perché la palla arriva in controbalzo, gliela devi anche un po' Criscito. Sì, gliela è autorete, cioè gliela ha buttata dentro Criscito. Però arrivava da dietro, Criscito. È Criscito a che deve la palla Radu, altrimenti il portiere la blocca, L'avrebbe bloccata sì. Radu probabilmente. Non era stanno guardando tiro. Al VAR, Lo stanno vedendo al VAR. Stanno guardando al VAR per una possibile posizione attenzione, di fuorigioco. Attenzione. No, forse per un fallo in attacco. Non è gol. Fuorigioco, ragazzi, non è gol. Ah, fuorigioco? Non è ma gol. Ma fuorigioco di chi? Ma non ho capito perché, sono sincero. Ma io pensavo un fallo in attacco, il dubbio, però dice fuorigioco perché ha alzato il braccio. Comunque non è gol, quindi si resta sullo 0-0. Ma fuorigioco di chi? Fuorigioco, dice l'arbitro. Dice Rugani fuorigioco?
dobbiamo sinceramente rivederla. C'era Cristo davanti al portiere. Fuori gioco almeno c'è la matematica certezza. Ma Borrelli ha ragione, perché se esistesse il VAR, la Champions non l'avrebbero mai vinta nel 2010. Quindi... Però quello scudetto sì. Calcio... Sì, può darsi, eravate dietro comunque. Calcio d'angolo per la Juve. Attenzione, Bernardeschi, palla dentro, ancora Cristo di testa. Ancora... Che poi tra l'altro, ora come ora, noi scopriamo negli ultimi anni, sta roba della da goal line, che il pallone deve essere completamente dentro. Completamente. No? Quindi tolto l'episodio di Udinese con Biro, che secondo me era dentro. E Montari c'è Empoli, no, che Montari è dentro di 2,5 metri, ma c'era anche un gol a Manatri, che era un gol dopo. Empoli 7 quello ad Empoli, non siamo sicuri che sia dentro, perché Peruzzi lì fa una cosa clamorosa sul palo e non sappiamo se è entrato dentro. Però guarda, adesso... Fatto sta che poi c'era chi giocava con Recoba, con che aveva il passaporto comprato in sala giochi, che e non è stato niente. Ma fa niente. Però perché voi volete andare indietro di 21 anni? Dalla bandierina, palla in mezzo, secondo palo, salta Bonucci, la palla rimane lì, c'è Dybala fuori dall'area, al volo di destro. Eccolo. Là. Ecco, Dybala, Furio, è anche è arrivato al porto la palla. Il gol l'aveva fatto in realtà. Occhio Pandev al limite dell'area, tiro Gio, gol! Gol del Genoa, attenzione! Gol del Genoa. Se fossi noi prenderei Pandev al posto di Dybala. Tema. Qua il gol del Genoa! Gol di Pandev! Pandev, proprio 1-0, lui. Qua Perin fa una cavolata. Perin mi sembra pronto per tornare a Genoa. Frank. 20 euro di Ugo Conti stanno prendendo forma. Frank, Perin è pronto per il Genoa. Allora, attenzione, perché va in vantaggio il Genoa quando mancano meno di 20 minuti al termine e qui si sta, si potrebbe profilare la prima sconfitta della Juve in campionato. Beh, si potrebbe, infatti, ho detto. Francesco, dobbiamo attenzione che tra l'altro Sturaro è quello che fa partire l'azione del Genova. Caso pensa vuole che appena è entrato Sturaro e l'hanno pagato caro l'azione, Sturaro, Pandev, sulla... No, ma è Sturaro il gol, di Sturaro, scusate, ragazzi. No, ma Perin qua fa una castroneria allucinante. Sturaro tira un pallone morbido sul secondo palo, Perin legge male il tempo di uscita sulla sinistra, no, c'è anche una leggera deviazione. Sì, io non l'ho vista. C'è anche una leggera deviazione. Sì, a me sembra più che altro che sia il rimbalzo. Rimbalza il pallone. Gli rimbalza davanti. A far clamorosamente sbagliare il gol Perin, dell'ex. Adesso ecco perché è stato pagato 18 milioni. Vedi? Adesso però ve lo rivendono a 40, per se lo volete. Dopo questo gol. Lo facciamo rivedere con l'aiuto della Lavagna. Allora, Pandev inizia l'azione. Sì. Allarga la palla per Sturaro, che da posizione... Buona, calcia, il tiro però non è irresistibile, forse c'è anche una leggera deviazione di qualcuno, ma in ogni caso è un tiro parabile. Il problema per Perin è che la palla qui rimbalza. Ma che problema? Ma cosa stai dicendo? Come problema? Tuffandosi perde il contatto. Ma quale problema? È la cosa che gli ha provocato l'errore. Ho capito, ma caspita. Il problema è che Perin non è attento nella situazione. È una papera, sto dicendo che perché fa la papera perché sbaglia sul rimbalzo. Ma l'hai raccontato come... Se avesse fatto un frontale contro un tiro, si è buttato, si è coricato, si è, dai. Sì, Perin qui malissimo comunque, diciamole, Sturaro, attenzione ancora a Genoa. Sinistra per Kwame, occhio a Genoa che scende ancora. Non era più abituato Kwame, palla in mezzo, Pandev, fuori calcio d'angolo. Si può ripartire il Genoa con Kwame, attenzione che siamo scopertissimi, Bonucci è l'ultimo uomo, non c'è nessuno, arriva Rugani in supporto ad aiutarlo, uno contro due, c'è due contro due, c'è Pandev che si incrocia, viene servito lei sul sinistro, occhio al tiro, 2-0 Genoa. Che gol! Il gol del Genoa! E questa volta è di Pandev, questa volta è sicuramente di Pandev. Un'azione pazzesca. Vedi il giocatore, anche a 50 anni. Buone razzurri qua. Grandissima Pandev, giocata qua di Pandev. Sì, però che palla persa stupidamente dalla Juve, questo lo possiamo dire, perché la Juve stava attaccando, perde la palla e da lì parte il contropiede. Siamo andati fuori giri. Siamo andati fuori giri completamente, la Juve fuori giri per cercare di guardate come arretrano i due difensori centrali della Juventus, Bonucci, i tre difensori Rugani, della Juventus. Bonucci, però, Rugani, al di là dell'errore, non al di là, compreso l'errore a centrocampo. Sì, ma io i difensori devono fare i difensori, da Bonucci deve insegnare il mestiere agli altri due. Non si può far tirare un attaccante in questo modo, non si può non arrivare, ci prova Rugani a dire il vero, ma stavo rivedendo anche Bonucci in precedenza, sì, ma questa è supponenza, questa è pensare ad altro. Allora facciamo questo parte tutto da lì, ho detto compreso l'errore a centrocampo. Proviamo a però spiegarlo ci può stare, a magari, casa con l'aiuto della Lavagna, c'è una ripartenza del Genoa velocissima con Kwame che si porta la palla, arriva qui, praticamente diventa un 2 contro 2 con i difensori centrali della Juve. Pandev fa un movimento a incrociare, sì, ottimo, si porta qui, Kwame gli dà il pallone, poi Pandev è bravissimo perché incrocia col mancino, la mette sul secondo fatto palo. Fatto un grandissimo gol. Grandissimo però, ragazzi, gol. Juve però svagata come non mai, perché non si può concedere una cosa del non genere. Non solo una ripartenza leggera non si può concedere, anche se adesso la Juve ha trazione anteriorissima perché cercava il gol del pareggio, quindi il centrocampo è saltato rispetto a prima.
però io continuo a ripeterlo e lo ripeterò fino alla fine, questa squadra senza Chiellini in difesa è un'altra cosa. È come togliere Koulibaly a Napoli, è come togliere giocatori di livello uguali in altre squadre. Occhio! Bonucci perde il pallone, Kwame contro il portiere da solo, perde il tempo, meno male che perde il tempo perché sennò si sarebbe trovato da solo Perin. Davanti da solo Perin, ancora Genoa, occhio ragazzi, perché prenderne tre è un attimo.